possiamo dare, diciamo, avviare i lavori del consiglio. Gagliardi? Sì. Assente. Caio? Sì. Nasti? Presente. Carlo Magno? Presente. La Banca Giovanni? Presente. La Banca Giulio? Presente. Forastiero? Guerriero? Presente. Cirigliano? Boccia? Presente. Bilascio? Presente. Rossino? Presente. Reale? Sì. Chiacchio? Presente. Vice Conti? Presente. Bielco? Sì. Allora, la consigliera Gagliardi, il consigliere Forastiero e il Cirigliano sono impossibilitati a partecipare per motivi di lavoro. Presidente, no, volevo chiedere se era possibile anticipare il punto numero 16 per impegni anche di carattere istituzionale della collega. Allora, per la verità, su questo punto erano forti problemi di integrazione, per cui penso che... Dobbiamo prima votare l'intervento di integrazione dell'ordine del giorno proposto dal gruppo Reale, quindi se il Consiglio Comunale... Allora, intanto però, prima credo segretario dobbiamo dare la parola alla stampa, quindi votiamo prima un attimo per la diretta streaming del Consiglio e la registrazione dell'eco di Basilicata. Per alzata di mano? Allora, è approvata la registrazione, per cui possiamo iniziare. Quindi votiamo l'inversione dei punti, un attimo, di anticipare il punto 16 tra i punti previsti all'ordine del giorno. Se siete tutti d'accordo, invertiamo il punto e poi c'era un'integrazione da fare rispetto a questo punto. E chi è favorevole all'anticipazione del punto? Tutti favorevoli, quindi il punto è anticipato. Riguarda la proposta di introduzione nello Statuto Comunale dell'articolo relativo alla consulta comunale delle pari opportunità tra uomo e donna. La parola un attimo all'assessore Bocci. Grazie Presidente. Volevo chiedere all'Assemblea, ai colleghi, se fosse possibile ritirare questo punto all'ordine del giorno per un semplice motivo, perché approfondendo, diciamo, io non faccio parte della commissione e neanche la consigliera, quindi il mio gruppo non ha potuto partecipare alla commissione e studiando l'articolato volevamo poter integrare l'articolato, se era possibile ritirarlo, farlo tornare in commissione magari con la presenza della Presidente del Consiglio per poter meglio articolare il punto all'ordine del giorno. Chiedo al Consiglio se è possibile ritirarlo. Per quanto riguarda le commissioni, se le altre donne del Consiglio vorranno prendere parte alla commissione potranno farlo rispetto ai punti che si è pensato di integrare, di migliorare e di gestire in modo tale che ci sia la massima apertura per una consulta che sarà parte integrante dello Statuto Comunale, quindi ci sembrava doveroso farlo una volta per tutti anziché andare a modificare l'articolo dello Statuto, il regolamento del nostro Statuto ogni volta che c'è un'integrazione da fare. Questo è quanto. Prego, Sindaco. Perché io sono stato tra i proponenti di questa proposta, volevo precisare, cogliendo la richiesta,
richiesta del capogruppo Boccia, che io non mi innamoro, diciamo, procedure, e quindi sono aperto a qualsiasi proposta emendativa, modificativa che rispetto a fattori tecnici possa intervenire attraverso un riesame in commissione. A me interessa esclusivamente che il Consiglio Comunale di Lauria si doti di una commissione per la pari opportunità. Poi come si deve fare, qual è la procedura, qual è la migliore procedura, la tecnicalità, non è una cosa che mi strappo i capelli. Per cui se ci sono idee migliori che possono farci raggiungere, che possono far raggiungere lo stesso obiettivo, ben vengano. Quindi sono molto favorevole alla richiesta di rinvio, purché al prossimo incontro del Consiglio Comunale possa rimettere l'ordine del giorno e si faccia la discussione quindi, al più presto nella commissione competente. Grazie Sindaco, altri interventi, altrimenti procediamo con la votazione rispetto al ritiro del punto per l'approfondimento, esclusivamente per l'approfondimento. Se posso intervenire. Allora, consigliere Rossino ha chiesto la parola, subito dopo la consigliera Vicecomando. Sì, solo per dire che non ci sono problemi a ritiro, quindi un approfondimento. L'unica cosa è che, dato che parliamo di una modifica dello statuto, e lo statuto è stato approvato 2 anni fa, e prima di portare, diciamo, il consiglio di volta in volta eventuali integrazioni, quindi modifiche, se credo che sia forse il caso di riguardarlo a 360 gradi, se ci sono anche altre cose che vanno puntualizzate, in modo tale da fare una modifica dello statuto complessivo. Ricordo il vecchio statuto che è stato modificato dopo un'intera consigliatura di discussione. Non vorrei che tra 2 consigli ci troviamo di fronte a un'altra cosa, quindi andiamo a modificare di volta in volta la procedura prevista, solo che sul punto specifico non ci sono assolutamente problemi. Allora, solo per, sì, anche per me non ci sono problemi a rinviare il punto in discussione nella prima commissione affari istituzionali. Però noi nella precedente, ricorderà molti di voi, la Presidente del Consiglio, il Segretario, che abbiamo impiegato 5 anni di lavori per portare a termine il nuovo statuto, che peraltro è stato votato, mi pare, il 30 dicembre 2020, su questo mi potrà dare conforto l'assessore Boccia. Quindi siamo a un anno, 29 dicembre, quindi ho sbagliato di un giorno. E mi pare che riguardo alla consulta, che comunque ha accolto questa proposta del sindaco, alla vigilia poi di una giornata importante, quella della giornata internazionale contro la violenza di genere, istituzionalizzata dall'ONU nel 1993. Ma in quell'occasione fui proprio io stessa a proporre un emendamento all'articolo 3 del comma E, fu aggiunto, cioè opera per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, attuando le azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli per la realizzazione delle pari opportunità, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, del 23 novembre 2012, numero 2015, garantisce la presenza anche di entrambi i sessi nella giunta comunale. Ecco, io vorrei che la proposta del sindaco di questa consulta, che di cui il comune, la città di Lauria, si dovrà dotare, poi non resti mera documentazione cartacea agli atti del comune, perché abbiamo fatto tanto nella precedente, solo per citare, no, alcune cose che ho portato avanti come delegata alle politiche delle pari opportunità, alle politiche di genere.
Per esempio, il 9 marzo del 2021 abbiamo adottato, il Consiglio Comunale adottò la città delle donne, che era una proposta degli stati generali delle donne, quindi tutte le regioni italiane, molti comuni di queste regioni adottarono. Eppure io non ho mai visto la dicitura da un anno a questa parte il riferimento di questa adozione, l'Auria città delle donne, ma questa adozione proponeva e auspicava poi tutte quelle azioni positive che abbiamo richiamato nell'emendamento del comma E dell'articolo 3 dello statuto, quelle azioni positive volte a garantire le pari opportunità, come per esempio, faccio un esempio, no? I centri antiviolenza, i centri di ascolto per le donne, l'urbanistica di genere. Mi pare che nulla poi è stato fatto, quindi che ben venga la consulta leggo qui dalla realizzazione, l'attuazione attraverso le componenti di associazioni femminili che pur abbiamo qui nella città di Lauria, e io rappresento da 30 anni un'associazione storica come quella del CIF, ma penso per esempio all'Inner Wheel ed altre che sono nate da poche settimane. E penso poi ancora alla mozione sulla toponomastica femminile, che è stata sempre votata qui in questo Consiglio Comunale il 9 marzo del 2021, dopo anche una commissione sulla toponomastica. Siamo ancora ad uno stato molto, diciamo, dormiente sul varare. Abbiamo soltanto intitolato il centro Montessori, il centro diurno polivalente per minori, a Maria Montessori, e mi pare che sia l'unica donna a cui questa città ha dedicato una struttura, ma ancora come piazze, come strade, siamo ahimè, a parte nomi femminili di sante, Santa Barbara, Santa Filomena, Rosa, siamo ancora ad un punto molto morto. E poi vorrei ricordare i tavoli permanenti che abbiamo avviato con l'ufficio sociale, ringrazio la dirigente Ieppo con cui avviamo questo lavoro nel 2020, i tavoli permanenti sociali di consultazione per le associazioni. Mi pare che da un anno a questa parte non sono stati più convocati. Voglio soltanto ricordare i settori per cui quei tavoli furono individuati, che poi fu una condivisione con l'amministrazione comunale, ma anche con lo stesso associazionismo di cui Lauria è molto ricco. E i settori individuati erano povertà e fragilità sociale, disagio giovani e minori, famiglie e disabilità, donne e welfare, quindi c'era un tavolo dove le donne potevano essere convocate attraverso l'associazionismo femminile, o anche donne di cittadinanza attiva, perché abbiamo donne che non fanno parte di un associazionismo femminile ma sono molto attive dal punto di vista della cittadinanza. E poi avevamo le dipendenze, perché ludopatia, alcolismo, le varie tossicodipendenze e anche di stupefacenti, cioè tutte le dipendenze che oggigiorno, ahimè, molti cittadini soffrono. Quindi io penso che al di là della consulta che fa onore alla città di Lauria, ma ci sono tante cose che sono state avviate di un anno e che forse sono state lasciate lì un po' messe nel cassetto, quindi che non diventi questa consulta soltanto una documentazione apparente di esteriore, ma che poi sia attiva e che sviluppi davvero azioni positive a favore delle pari opportunità e della parità. Grazie. Grazie consigliera Viceconte, di nuovo la parola all'assessore. Grazie, no, semplicemente per ringraziare del provvedimento, della proposta di prima, anche per dire al consigliere Rossino, sicuramente ognuno di noi si sforzerà nell'arco della legislatura a trovare eventualmente, se ci sono particolari parti dello statuto che vanno modificate, però nel caso specifico, poiché abbiamo già idea
di che cosa fare, io direi di agire su questo punto, visto che diciamo, la norma ci permette di fare delle modifiche allo statuto e quindi agire direttamente su questo. Nello specifico credo che la modifica sia di notevole spessore. È vero quello che dice la consigliera Alice Conte, però le consulte sono fatte da uomini, da donne, saranno soprattutto associazioni femminili. Io sono per la parità di genere. Ma questo che stavo dicendo, io invece sfato il tutto e chiedo scusa se interrompo, ma una vera consulta dovrebbe essere fatta da uomini e donne, e questo ne sono anche una fautrice delle commissioni regionali e nazionali di varie opportunità, perché certi discorsi li possiamo raggiungere solo insieme agli uomini, visto che l'insuccesso di decenni fatto soltanto da donne. Allora, io volevo dire che poiché la consulta sarà costituita da persone fisiche, quindi se non si alimenterà non sarà solo una cosa visibile, ma è fatta insomma da azioni messe in campo da chi partecipa a questa consulta, voglio dire, quindi sarà poi, e questo ecco perché nel momento in cui si crea lo si deve fare nel modo più aperto possibile a tutti, e questo approfondimento serve semplicemente a questo, a trovare la strada migliore per poter mettere in campo questa questo organismo voluto fortemente dal sindaco. Ma perché diventi effettivamente un organismo ampio, partecipato e soprattutto condiviso per il maggior punto possibile. Sì, intanto votiamo per il ritiro del punto, dopodiché si può procedere anche subito a una data per la prossima commissione. Per alzata di mano, quindi il punto si ritira. All'unanimità il punto è ritirato e poi eventualmente ci scambiamo una data per la prossima commissione, quindi per l'approfondimento del punto. E a questo punto penso possiamo procedere tranquillamente partendo dall'inizio dell'ordine del giorno. C'è qualche altra cosa da... No, allora procediamo. Al punto numero 1, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Allora, se non ci sono osservazioni possiamo procedere. In realtà è un punto nuovo perché è stata affidata da come era prima praticamente di una cooperativa la integrale trascrizione di tutti gli interventi in un unico verbale, quindi diciamo che ci approviamo adesso un verbale unico di tutti gli interventi relativi alla seduta delle sedute precedenti, diciamo, dal 19 ottobre. Possiamo procedere per alzata di mano, se siete tutti d'accordo. Per alzata di mano, favorevole. Allora, tutti favorevoli? Ci sono tutti favorevoli. Allora, il punto è approvato. Al punto numero 2 c'è il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 492 del 2022 della Corte d'Appello di Potenza ai sensi dell'articolo 194 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Lo discute l'assessore Poggi. Grazie Presidente, io sarò molto breve, nel senso che l'oggetto, il punto all'ordine del giorno è stato ampiamente discusso in commissione. Qualora ci sono delle osservazioni o delle ulteriori informazioni che si volessero sapere, sono a disposizione. Prego, consigliere Rea.
bilancio ci asteniamo, lo abbiamo fatto anche in passato e colgo l'occasione ancora una volta, un po' di tempo fa abbiamo inoltrato una comunicazione con un esempio esplicito di un nostro concittadino, l'ho ribadito in consiglio comunale. Secondo me, secondo noi ci sono i presupposti, soprattutto quando si tratta di casi di sinistri nei confronti dell'ente, di poterli gestire in modo diverso per ridurre la spesa pubblica. Sì, prego, assessore Bocci. Allora, premesso che diciamo fatto più inopportuno nella votazione, però visto che il consigliere Reale non era in commissione, voglio premettere che è un debito fuori bilancio da una sentenza che viene da lontano 2003, quindi voglio dire, oggi andare a patteggiare qualcosa, tra l'altro è tutta una storia, come dire, fatta di come si dice, non credo, caso specifico. No, ma l'amministrazione nel sui nuovi casi li valuta singolarmente, dove c'è la necessità di arrivare velocemente a una transazione, si arriva a una transazione, dove non ci sono le condizioni, chiaramente noi facciamo gli interessi dell'ente e di tutti i cittadini, non facciamo gli interessi insomma di nessuno. Nello specifico mi ero dimenticato di dire che la cifra del primo debito fuori bilancio è leggermente scesa, perché mi sembra 2.000 o 3.000 euro, perché c'è stato con il diciamo l'avvocato di parte un chiarimento su alcuni spettanze da riconoscere. Altri interventi? No. Allora possiamo passare alla votazione del punto. Pitella. Sì. Caino. Sì. Nasti. Sì. Carlo Magno. Sì. La Banca Giovanni. Sì. La Banca Giulio. Sì. Guerriero. Sì. Boccia. Sì. Di Lascio. Sì. Rossino. Astenuto. Reale. Astenuto. Chiacchio. Astenuto. Vice Conti. Astenuto. Pietro. Astenuto. Allora, con 10 voti, no, sono 9 voti favorevoli e 5 astenuti, il punto è approvato. Per favore, per alzata di mano, votiamo anche le immediate seguite. Il punto è approvato. Il punto 3 all'ordine del giorno è un altro riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivati dalla sentenza numero 257 del 2002 e del 2022 da parte del giudice di pace di Lago Negro, sempre ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del testo unico sui coordinamenti dei enti locali. Mi sembra di capire che forse non possiamo già procedere con il voto. Allora, procediamo sempre con appello nominale. Pitella. Ho detto sì, sì. Caimo, sì. Nasti, sì. Carlo Magno, sì. La Banca, sì. La Banca Giulio, sì. Guerriero, sì. Boccia, sì. Di Lascio, sì. Rossino, astenuto. Reale, astenuto. Chiacchio, astenuto. Vice Conti, astenuta. Pietro, astenuto. Allora, 9 voti favorevoli e 5 astenuti, il punto è approvato. Per alzata di mano votiamo anche l'immediata esecutività. Il punto è approvato. Il punto numero 4 è l'approvazione, approvazione seconda variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022-24 ed elenco annuale 2022. Ne discute l'assessore Motta. Ciao a tutti. Allora, la variazione del programma triennale delle opere pubbliche prevede per diciamo, l'adozione per l'annualità del 2022
a seguito di una di ammissione a finanziamento da parte del PNRR, dei lavori della riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di Via Caduti per un importo di 394.000 euro, per i lavori di riqualificazione funzionale della palestra della scuola media Giovanni XXIII per un importo di 205.000 euro. Poi c'è volontà da parte dell'amministrazione di contrarre un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo nell'ambito dell'avviso pubblico cultura missione comune e quindi di inserire quello che è il lavoro di completamento del centro di aggregazione sociale Teatro Auditorium per l'importo di 1.200.000 euro. E poi ci sono gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità rurale in alcuni tratti delle strade comunali sul territorio comunale a seguito di ammissione e finanziamento per l'importo di 193.582,24 in alcune tratti di strada comunale dove sono presenti aziende agricole perché abbiamo partecipato al bando dell'infrastrutturizzazione rurale. Grazie Assessore Motta, interventi? Prego, sì. Grazie, io per annunciare su questo punto, fermo restando, dire, annunciare su questo punto il voto favorevole del nostro gruppo, fermo restando di dire che siamo su due, quando parliamo del piano triennale delle opere pubbliche si va a interfacciare anche con quello che è poi la programmazione di un'amministrazione, quindi dovremmo stare su due binari diversi, ma nel caso specifico quando l'inserimento nel triennale e nell'annuale di opere che hanno una valenza per la città e quindi hanno una loro concreta utilità, voglio dire, anche da quest'altro campo, non per onestà, voglio dire, non abbiamo difficoltà a sostenerlo. Riteniamo che le opere che sono state inserite sono delle opere, voglio dire, parliamo di scuole, di palestra, che hanno una loro utilità per la città, un completamento del complesso giù al vincolato, che poi potrebbe essere, parlavamo in commissione, anche una sorta, di dire indirettamente, diventare anche una sorta di teatro, ed era questo un punto anche che caratterizzava anche il nostro programma elettorale, poi individuare dove eventualmente farlo se era una cosa da vedere, noi avevamo altre idee, però l'importante è che si realizza. E sulle strade rurali mi sembra di capire un finanziamento regionale su cui si è intervenuti, quindi anche questo per dire che la regione Basilicata poi alla fine, da quello che si diceva fino a qualche tempo fa e si continuava ad ascoltare quando la regione Basilicata aveva la Unia sembrava fuori dai loro radar, non mi sembra, quindi, quando ci sono le richieste, le proposte e il tutto voglio dire, ha una sua utilità, credo che non c'è nessuna regola, non è che devo difendere io la regione Basilicata, non è questo, però è giusto anche testimoniare che voglio dire, quando si partecipa e si amministra in maniera senza preconcetti, dall'altra parte credo che i preconcetti non ce ne siano nello stesso modo. Quindi su questo punto c'è, per queste motivazioni, il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie capogruppo Rossino. Capogruppo Reo. Grazie. Sì, anche noi, contrariamente come per me spesso è avvenuto anche in passato, quando ci sono argomenti che riguardano l'interesse collettivo della nostra comunità, bisogna entrare nel merito e fare le dovute valutazioni. Nel caso di specie anche il nostro gruppo darà voto favorevole perché ci sono degli interventi utili, il progetto
relativa ai lavori di completamento del centro di aggregazione sociale è un intervento che noi riteniamo utile. Alla pari però vorrei cogliere l'occasione, questo consiglio comunale lo abbiamo fatto attraverso segnalazioni anche in interrogazione, cercare di capire come mai ad oggi, a distanza di circa un anno e mezzo, ancora il centro di aggregazione sociale non è aperto. Gli interventi sulle strade rurali sicuramente non bastevoli, però è un primo segnale, proviamo ad incentivare, e colgo anche l'occasione di questo consiglio comunale per dire che in un momento, come dire, così buio purtroppo per la nostra comunità sotto l'aspetto sportivo anche in termini strutturali, ringraziamo, come dire, un brillante concittadino professionista che, mettendo gratuitamente a disposizione la propria attività, riusciamo a recuperare un finanziamento per la palestra. Ecco, un aggiunto. Allora, grazie all'assessore Morcia, scusate, chiude così il sindaco, grazie. Solo per aggiungere sul centro sociale che in data 30 settembre sono stati consegnati i lavori di completamento che sono consistenti per questa parte nel completamento della sistemazione della scaffale esterna, tinteggiatura interna e una pavimentazione esterna con dei masselli autoporcanici con le pietorelle e la creazione di quello che è un camminamento laterale. Nonché anche la fornitura di arredi per la gestione da parte del MOB. E i lavori dovrebbero ultimare, diciamo, a breve, i lavori di questa parte, per aggiornarvi su questo. Prego, signora. Per esprimere gratitudine all'assessore Motta, per sottolineare che facciamo una variazione al piano delle opere pubbliche per interventi finanziati con il PNRR, per interventi finanziati dalla Regione con gli FSC e per una candidatura che noi facciamo al credito sportivo, sezione cultura, che si riferisce al completamento di quella struttura di cui ha parlato l'assessore Motta, con un obiettivo preciso, quello di fare il teatro. Qui c'è un punto in comune, diciamo, tra le due compagini che si fronteggiano nella campagna elettorale, e io sono particolarmente fiero che insieme mettiamo questa prima pietra. Si tratta di una prima pietra che l'iter sarà breve, però insomma, oggi si avvia la candidatura, anzi la giunta comunale ha già avviato la candidatura al credito sportivo e ci auguriamo che col finanziamento richiesto, se assentito, si possa dotare la nostra città e anche il nostro comprensorio di una struttura teatrale che possa anche essere utilizzata per eventi cinematografico, culturale, di dignità e di autorevolezza. Io apprezzo molto gli interventi dei gruppi dell'opposizione, lo stile reale, perché a me fa piacere quando c'è una convergenza sugli obiettivi della città. Poi è chiaro che ci saranno, ci sono stati, ci saranno altri fronti polemiche, ma quando un consiglio comunale, sui interessi, gruppi di maggioranza, gruppi di opposizione, amministrazione, convergono su alcuni risultati che sono mandati dei cittadini, i cittadini hanno votato a Rossini, i cittadini hanno votato a Pittello, hanno votato a Reale, hanno votato alla Banca per nominare i capigruppo presenti, sono cittadini che ora
hanno bisogno di risposte. Noi cerchiamo di dare la risposta, è stata alle campagne, certo non risolveranno tutti i problemi. Lauria è un'area che ha 170 km quadrati di superficie, sfido chiunque a avere una bacchetta magica che sono i problemi di tutta la viabilità, di tutta la sicurezza, eccetera, però tutto noi. La Giunta regionale ha finanziato alcune opere, come dice una bella canzone, si può fare di più. Io mi auguro che si faccia di più, perché anche in considerazione la caratteristica che ha la Unione, proprio questa caratteristica che ha la Unione, che non hanno altre opere, anche in considerazione di queste caratteristiche, il governo regionale ci risponde su alcune richieste che abbiamo fatto, tra le quali in ordine di tempo abbiamo risollecitato per l'ennesima volta il finanziamento della messa in sicurezza della strada della Rosa e della integrazione per fare il bando per i ponti della Melara, sempre con gli FSC. Speriamo che ad Oras arrivi una risposta, perché già siamo in linea mortis in quanto i fondi FSC vanno, le opere vanno appaltate entro il 31 dicembre di quest'anno, quindi siamo veramente però voglio dire, abbiamo anche la regione che ha chiesto il finanziamento del Palazzo dello Sport, così come lo abbiamo candidato al Ministero della Coesione Sociale, solo per citare alcuni punti. Ma la cosa più importante che volevo dire è che questa sintonia fa piacere a me e sono convinto che fa piacere anche ai cittadini della Unione. Grazie Sindaco, penso di aver capito che possiamo procedere alla votazione per alzata di mano. Quindi chi è favorevole? All'unanimità il punto è approvato, vi chiedo gentilmente la votazione del punto per l'immediata esecutività, sempre per alzata di mano. Approvato anche questo all'unanimità, il punto numero 5 dell'ordine del giorno riguarda la delibera CIPE del 10 agosto 2016-2025, del 1 dicembre 2016 numero 54, del 22 dicembre 2017 numero 88, del 28 febbraio 2018 numero 12 e del 28 febbraio 2019 numero 26, cui asse tematico è l'intervento stradale con risorse FSC 2014-2020. E c'è una DGR regionale del numero 70 del 30 gennaio 2020, progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e provinciali poste in adiacenza o in interconnessione con l'autostrada del Mediterraneo, ex Salerno Reggio Calabria, area Pollino, lotto ex strada provinciale SS19 delle Calabrie, dal chilometro 140 al chilometro 151.200. Presa d'atto del progetto esecutivo e adozione di variante al PRG vigente atta a garantire la conformità urbanistica dell'area ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3 del DPR 327 del 2001 e SMI a posizione di vincolo preordinato dell'esproprio. Prego, Assessore Motta. Sì, anche su questo punto la presa d'atto del progetto esecutivo e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e provinciali poste in adiacenza e interconnessione con l'autostrada del Mediterraneo ex Salerno Reggio, area Pollino, lotto A strada provinciale ex strada statale 19 delle Calabre dal chilometro 140 al chilometro 151.200. Di adottare ai sensi per gli effetti dell'articolo 19,1 e 3 del DPR 627 del 2001.
pagina 1, la variante al PRG vigente con la riclassificazione della zona da E1 verde agricolo a zona destinata a viabilità e di conseguenza di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree necessarie all'allargamento della sede stradale esistente che sarà oggetto di acquisizione da parte dell'amministrazione. Grazie, io accorpo le due l'intervento che vale anche per quello successivo. Per quanto riguarda, questi sono due argomenti che sono passati in commissione, per quanto riguarda, diciamo, riconsideriamo da un punto di vista prettamente tecnico, nel senso di una presa d'atto, di una progettazione che è già di una scelta che è già stata fatta. È già stata fatta in passato. Per quanto riguarda questo punto, io non entro nel merito della scelta a suo tempo fatta, mi resto, diciamo, sulla presa d'atto e sulla necessità di procedere, voglio dire, con gli esplori per consentire la realizzazione degli interventi. Per quanto riguarda il punto invece successivo, diciamo, è un punto un po' che conosco anche meglio e sul quale insieme anche abbiamo avuto alcune interlocuzioni soprattutto con il vice sindaco, insomma ci siamo confrontati a più riprese. Su questo, voglio dire, piccolo merito ce lo prendiamo anche noi, nel senso che ognuno ha attivato, voglio dire, i canali necessari per poter portare a compimento a chiudere, diciamo, questa pratica su un problema che si portava avanti da tempo, che era quella della realizzazione dello svincolo sulla predella in località Marchitano. Quindi anche su questo, voglio dire, sul primo, diciamo, prettamente tecnico, su questo entriamo anche un po' nel merito e quindi c'è il voto favorevole su entrambi i punti. Grazie capogruppo Rossino. Capogruppo Reale? No. Allora, possiamo procedere alla votazione e lo facciamo con la prima. Ittenda? Sì. Caimo? Sì. Nasti? Sì. Carlo Magno? Sì. La Banca Giovanni? Sì. La Banca Giulio? Sì. Guerriero? Sì. Boccia? Sì. Ghilascio? Sì. Rossino? Sì. Reale? Sì. Chiacchio, Vice Conti, sì. Pieppo. Sì. 14 voti favorevoli, il punto è approvato. Vi chiedo gentilmente per alzata di mano l'approvazione per l'immediata eseguibilità. Il punto è approvato all'unanimità e il punto 6 è praticamente simile, come diceva il capogruppo Rossino, la riprogrammazione dei fondi FSC di una delibera regionale, per quanto riguarda, quindi c'è la realizzazione dello svincolo a livello sfalsati a chilometro 1 più 450 più in completamento e la presa d'atto del progetto esecutivo e adozione di variante del PRG vigente atta a garantire la conformità urbanistica dell'area ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3 del DPR 327 del 2001 e successive modifiche con l'approvazione del vincolo preordinato ad esproprio. Assessore Motta, prego. Va bene, anche su questo punto è una presa d'atto per la realizzazione dello svincolo a firma del progetto esecutivo e a firma dell'ingegnere Leonardo Colangelo e anche qui serve adottare, diciamo, la variante al piano regolatore per vincolo all'esproprio da E1 verde agricolo a zona destinata a viabilità. Grazie. Questo mi sembra che già ci sia anche l'accordo già sugli espropri di differenza di quello che posso. Sì, prego. Grazie. Allora, no, ci tenevo particolarmente a ringraziare pubblicamente il capogruppo Rossino per la fattiva collaborazione che abbiamo avuto nel portare a compimento
importante opera che sarà a servizio del territorio di Lauria. Siamo già a uno stato avanzato dell'arte perché i proprietari hanno già accettato l'esproprio, quindi non vediamo l'ora. La prima settimana di dicembre sarà appaltato la provincia di Potenza di Lauria e quindi credo che inizio dell'anno vedremo l'inizio degli stessi. Grazie di nuovo. Grazie Vice Sindaco La Manga, e quindi possiamo a questo punto procedere, se non ci sono altri interventi, alla votazione del voto. Per alzata di mano, tutti favorevoli, quindi tutto approvato, e approviamo anche l'immediata esecutività. Allora, punto 7 è la retrocessione del terreno alla ditta Brandi Urania ed altri in località Scucito. C'è anche un'altra retrocessione, posso chiedere le propongo insieme e ovviamente se ci sono interventi si possono fare e le voteremo singolarmente. Favorevoli? Allora, quindi, dicevo, la prima retrocessione del terreno alla ditta Brandi Urania ed altri in località Scucito. La seconda, invece, è sempre retrocessione del terreno alla ditta però la Foglia Teresina ed altri in località sempre Scucito. Ovviamente, come dire, su questi punti, sui punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, se ci sono incompatibilità, conflitti di interesse, quindi rapporti di parentela entro il quarto grado con gli interessati, voglio dire, chi si trova in questa situazione si deve allontanare prima dell'inizio della discussione. Allora, vediamo il punto numero 7. Possiamo un attimo sospendere? Possiamo un attimo. Cioè, stiamo discutendo il primo punto, stiamo... il punto numero 7. Sì. Posso intervenire? No. Non puoi intervenire se prima ci sono incompatibilità, chi si trova in una situazione di incompatibilità non può partecipare neanche alla discussione. Neanche i tecnici. Anche sui tecnici. Sono. E adesso stiamo dicendo. Poi si allontana il consiglio del capogruppo. Basta lì. E allora non partecipare alla discussione. Praticamente non è possibile neanche partecipare alla discussione in caso di conflitto di interesse. Vediamo altro che si allontana e si chiede il prossimo. Su questo punto altri interventi? C'è qualcuno che vuole intervenire? Credo di no. Allora, possiamo passare per alzata di mano alla votazione di questo punto. Unanimità, votiamo anche per l'immediata esecutività del punto stesso. All'unanimità anche questo. Allora, rileggo il punto 8, retrocessione del terreno alla ditta Lampoglia Teresina ed altri in località Scocito. Un attimo solo che vediamo chi sono gli interessati e chi è il tecnico per eventuali altre incompatibilità. Allora, la Foglia Teresina, la Foglia Giacomina, la Foglia Giovanni, la Foglia Pietrina, mentre il tecnico è... forse sempre Ricciardi, quindi di nuovo interessato solo il capogruppo. Sì, mi sono allontanato.
tecnici
che potessero insomma aiutare l'ufficio a svolgere questo tipo di attività che fossero più diciamo di esecuzione tecnica e di snellimento delle pratiche che giacevano praticamente nei nostri archivi. Quindi grazie al tecnico Olivieri, ma voglio dire diciamo all'amministrazione che ha pensato a queste figure da mettere in campo. Anche qui, perché si tratta della cooperativa, se ci sono incompatibilità. Sarebbe il condominio di via 25 aprile, non so se tutti ci hanno presente, quindi il condominio quello di fronte alla quello sopra. Quello di fronte alla cascina alimentare. Invece la comune. No. Vabbè, penso che tutti ci hanno presente per avere idea di eventuali, io lo dico ai fini di eventuali, come dire, conflitti di interessi, incompatibilità. E la cooperativa di fronte al mercato europeo. Allora, mi sembra che sia tutto regolare e quindi possiamo procedere. La richiesta ovviamente è arrivata a nome dei condomini, del condominio, dell'amministratore dei condomini. Allora, naturalmente è una cooperativa, quindi hanno fatto un'assemblea e quindi hanno a nome dell'amministratore, per conto naturalmente di tutti. Sì, sarebbe tutto con. C'è una ipotesi di, come dire, è opportuno, come dire, c'è opportuno. Bisogna allontanarsi. Allora si allontana. Allora Chiacchio si allontana. La consigliera Chiacchio. Tecnico ingegnere Biagio Russo, però diciamo che l'amministratore si tratta del condominio, quindi vuole la rappresentanza di tutti i condomini. Sì, sì. Okay. Beh, allora allontanata la consigliera Chiacchi, possiamo procedere alla votazione del punto, lo possiamo fare per alzata di mano. Favorevoli. All'unanimità, votiamo anche l'immediata esecutività, tutti all'unanimità, all'unanimità tranne la consigliera Chiacchio che adesso può rientrare, e cioè la vendita di terreno comunale in strada Alte Coste, la ditta S.C. Nerito. Anche qui, se ci sono eventuali incompatibilità, la ditta si segnerita, non so, Rito, non so chi è il tecnico, però no, c'è la famiglia Rocciadè, quindi è proposta personale, per cui possiamo procedere se non ci sono interventi. Sì, allora per alzata di mano procediamo alla votazione del punto. All'unanimità è approvato, votiamo anche l'immediata esecutività. Bene, allora, abbiamo finito con questa carrellata di punti anche importanti. Ora c'è la proposta di regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. Penso sia passato dalla Commissione e quindi è stato discusso. È una proposta che praticamente riguarda l'adozione del Consiglio del Consiglio Comunale dei ragazzi ritengo personalmente una bella cosa di coinvolgimento perché rientra nelle attività di educazione civica che normalmente si svolgono in tutte le nostre scuole di ogni ordine e grado, per cui se si propone come proposta di ampliamento dell'offerta formativa ed è accettata dal collegio dei docenti delle nostre scuole, può essere attuato lo spirito durante l'anno, in modo che abbiamo già i piccoli cittadini che diventano attivi e quindi si impegnano anche nelle attività istituzionali, perché possono eventualmente partecipare, essere invitati e avere un confronto diretto già da piccoli con l'amministrazione vigente.
non credo ci sia bisogno di leggere tutto il regolamento, ma se pensate sia opportuno lo leggo punto dopo punto. E prego, Capovitto Rossini. Io non vedo del vedo del regolamento della commissione in cui si è discusso, io quel giorno ero assente, quindi non so dire di preciso alla commissione che cosa ha detto. Dico solamente una cosa: questo regolamento, cioè l'istituzione del Consiglio Comunale, dei ragazzi, che già era, chiedo al segretario, già era presente con una delibera di consiglio del 95, in questo caso la delibera viene abolita, viene abrogata, questa viene abrogata la vecchia delibera, e quindi si riparte da capo. Va bene, tutto qua. Grazie, capogruppo Rossino. Sì, sì, prego, consigliere. Grazie Presidente, non soltanto per esprimere e condividere in maniera favorevole questo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, già previsto dallo Statuto Comunale all'articolo 6, e quindi credo che sia indispensabile garantire la partecipazione di tutti i ragazzi a quella che è l'educazione civica e alla res pubblica in genere. Lo sforzo che si chiede, secondo me, che è utile alla formazione, è soltanto quello del buon esempio, e che quindi l'amministrazione deve avere degli obiettivi primari da portare a conoscenza dei ragazzi su temi fondamentali, quali possono essere appunto il decoro urbano, la manutenzione delle strade, la cura di quelli che sono i parchi già presenti, il recupero di quelle che sono le strutture sportive, l'educazione ambientale, tutto ciò che può accrescere in qualche maniera la stima e la necessità di rimanere in una comunità quale la nostra. Grazie. Grazie consigliere Ieppo. Sì, prego, consigliere Mappale. Il capogruppo, No, io volevo solo rafforzare e dire e leggere, cioè l'articolo 3, insomma, del regolamento, che in pochi punti fa capire effettivamente l'importanza di questa cosa: educare, rendere, preparare, favorire, avvicinare, comprendere. Cioè sono tutti punti essenziali, cioè fanno capire effettivamente l'utilità, cioè di questo regolamento. Cioè educare significa in definitiva far rappresentare la democrazia, educare alla democrazia, cioè a quello che effettivamente è oggi la nostra società. Rendere i ragazzi protagonisti, cioè molte volte noi sottovalutiamo, cioè non ci rendiamo conto che l'importanza dei giovani, cioè sorvoliamo dal fatto che loro sono un mondo a parte, e questo secondo me è la cosa più sbagliata. Preparare i ragazzi a una cittadinanza consapevole, cioè, quindi giustamente questo è importante, cioè prepararli già ad affrontare quello che noi già stiamo affrontando, insomma. Favorire i ragazzi nella consapevolezza, avvicinare i ragazzi alle istituzioni. Oggi diventa difficile, stamattina parlavo con un professore il quale mi diceva che molti ragazzi non sanno nemmeno il nome del Presidente della Repubblica, del nostro Presidente della Repubblica. Cioè fa capire che sono così lontani dal mondo della politica, dal mondo di chi rappresenta poi tutto sommato quello, anche le loro scelte in definitiva. Cioè, in questo momento ci sono tantissimi ragazzi che quando la sera inizia il telegiornale tutto pensano malinfuori di seguire quelle notizie che molte volte sono anche scoccianti forse, ma che sono utili e interessanti. Quindi per me credo che sia una cosa veramente accettabilissima, e spero che si inizia subito a farlo diventare positivo questa cosa, visto che già c'era una delibera, ora ce n'è un'altra, speriamo che si diventa subito operativa. Grazie. Grazie capogruppo La Banca, ovviamente è un ottimo invito, ma questo non
esclude le tante attività che già attraverso le scuole si fanno per aprire le porte della scuola al territorio, e ce ne sono tante, non si esclude questa perché sarà sicuramente un potenziamento, ma non riferite esclusivamente all'educazione civica, coinvolgimento, perché la scuola si apre e le amministrazioni aperte sono sempre ben accettate e coinvolte, per cui si può creare un bell'asse. Chiaro è che le scuole avranno un lavoro in più da svolgere, ma da personale della scuola dico che sono felici di accogliere la proposta, e quindi oltre al mio ruolo istituzionale lo dico anche come personale scolastico. E penso che possiamo passare alla votazione del voto. Lo possiamo fare per alzata di mano, infatti non c'erano. Allora, 14 voti favorevoli, il punto è approvato. Chiedo anche l'immediata esecutività con la stessa modalità. Possiamo procedere, perché questo punto è approvato. Prego, i lavori come avevo preannunciato nella conferenza dei capigruppo. Prego, consigliera Viceconti, alla quale auguro buon lavoro. Grazie. Per l'apertura dei lavori, come anticipava lei stessa qualche momento fa, sulle varie attività che si svolgeranno da questa sera fino al 12 di dicembre rispetto a un tema particolare che è quello della violenza delle donne. Ne approfitto per dire, consigliere Viceconte, che al di là dell'essere donna, di essere attiva nella società civile, la questione delle donne si porta avanti da tanto tempo e proviamo a rafforzarla con esempi e non solo con le manifestazioni. E invito però il Consiglio a divulgare il calendario che è partito da oggi con una serie di attività importanti che coinvolgono le varie associazioni, coinvolgono il mondo istituzionale e coinvolgono soprattutto i ragazzi e le donne di ogni appartenenza politica, culturale e istituzionale, perché c'è anche il DSM impegnato, il DSM, il consultorio, l'ARCI, con il coinvolgimento delle donne con i ragazzini stranieri. Quindi buon lavoro, consigliera Viceconte, a partire da questa prima attività, e penso che ci vedremo nelle prossime puntate. Sì, grazie. Allora, il punto numero 15 del il regolamento sull'armamento del servizio di polizia locale del comune di Lauria. Prego, vice sindaco. Allora, si tratta del regolamento proposto dal comandante che è passato già in commissione, spero che non lo debba leggere tutto, penso che possiamo portarlo subito alla votazione, o avete, senza che ve lo illustro, il regolamento per l'erogazione di servizi a pagamento a favore di terzi resi dalla polizia locale. Quindi, se non l'armiamo non possiamo. Vabbè, resettiamo. Allora, il regolamento sull'armamento del servizio di polizia locale del comune di Lauria. Questo, vabbè, il regolamento è passato in commissione, c'è una relazione fatta dal nostro comandante Messuti, quindi evito di leggerla, penso che sapete già tutti che cosa parliamo. Ci sono interventi rispetto a questo punto? Prego, capo di Corea. Grazie Presidente. Allora, lo abbiamo detto un po' tutti in premessa di questo Consiglio Comunale, quando ci sono attività, quando si profonde l'attività nell'interesse comune, nell'interesse
dei nostri cittadini dobbiamo essere tutti, dobbiamo esprimere un senso di responsabilità e nel rappresentare anche le istituzioni occorre necessariamente il buon senso. E tale ragione, diciamo, questa volta sarei io ad invitare il sindaco, la giunta, la maggioranza a ritirare questo punto all'ordine del giorno e il punto successivo. Questo punto all'ordine del giorno parla, come anticipato il vice sindaco, di un regolamento sull'armamento del servizio di polizia locale. Articolo 2, tipo delle armi in dotazione, parliamo di una pistola a funzionamento semiautomatica, fornitura e conservazione delle armi e del munizionamento, deposito delle armi, assunzione in carico e custodia delle armi, doveri dell'assegnatario dell'arma. Insomma, sindaco, campagna elettorale, ha detto che sarebbe stato il sindaco della pace, però credo che l'amministrazione comunale, a parte che in passato non è che alla Uria ognuno di noi la vive con intensità, la propria comunità, ci sia stata la guerra, però sinceramente questo regolamento mi sembra un po' troppo forte, forse lo potremmo ritirare. Potremmo ritirare perché il corpo dei vigili urbani, che io stimo anche nelle persone che lo rappresentano, ha altri doveri. Poi abbiamo la necessità, e noi come gruppo lo segnaleremo anche negli ultimi periodi, ci sono stati una serie di casi, di furti, e quindi è necessario rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, dei carabinieri, insomma di chi è deputato a svolgere un'altra funzione. E cosa dovrebbero fare i nostri vigili urbani con le pistole automatiche? Tutti i servizi esterni in qualsiasi modo effettuati. Servizio casse riscossione TOSAP ove prestato direttamente dal comune, così i vigili urbani da domani mattina andranno a riscuotere i tributi con le semiautomatiche, con le pistole. Servizio di presidio e vigilanza presso gli uffici giudiziari, siano questi uffici giudiziari che sono presenti o è un copia e incolla, non lo so, fatto sta che mi sorprende e più di tutti l'atteggiamento del sindaco, perché per diciamo, 40 anni ha svolto un percorso politico anche all'interno di un partito, ora ha cambiato partito e forse insieme al partito anche i valori, perché questo è un regolamento che ha una trazione forte, fa riferimento al decreto ministeriale del 12 maggio 2011 numero 103, che era diciamo fortemente voluto dalla Lega quando la Lega, ai tempi della Lega, ancora non era presente nel sud e nel centro dell'Italia, e anticipo, e poi Presidente, non, diciamo, non prendo alla parola nel prossimo punto all'ordine del giorno, sono due punti strettamente collegati, come diceva anche il vice sindaco, il regolamento per l'erogazione di servizio a pagamento a favore di terzi resi dalla polizia
locale, una sorta di privatizzazione. Questo regolamento dice sostanzialmente che le attività e a discrezione della Giunta, le attività, le iniziative di carattere sociale, culturale o appunto di altra natura devono essere a pagamento. E l'articolo 9 dice che le somme introitate dall'ente saranno accertate e andranno a confluire in appositi capitoli di entrate del bilancio del Comune di Lauria per il finanziamento delle spese di personale e delle altre spese connesse, che finanzierà capitoli di spesa destinati alla polizia locale. Quindi state mettendo una tassa per comprare le armi ai vigili urbani. Mica siamo andati a fare questo. Il sindaco vuole fare lo sceriffo, altro che pace. Noi siamo fermamente contrari e rivolgo un appello accorato a tutta la maggioranza di ritirare questo documento dall'ordine del giorno. No, chiarisco solo il secondo punto che ha affrontato il capogruppo Reale. Questa previsione è contenuta nel contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, quindi il pagamento delle iniziative private per remunerare l'attività dei vigili non è una cosa che sta inventando il Comune di Lauria, ma sta dando attuazione al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali. Lo sta soltanto regolamentando, ma è una previsione che è già prevista dal contratto collettivo nazionale, quindi non comunale. Giusto un chiarimento in merito al punto, al secondo punto. Chiarito questo punto, sindaco, le chiedo scusa solo un secondo prima che lei chiuda. Volevo far intervenire il comandante dei vigili urbani, perché vedo. Per spiegarci. Giusto per questo perché l'ho visto arrivare, ci teneva a fare chiarezza sui punti, se è disponibile lo invito a chiarire, e allora diamo la parola al sindaco e poi chiarisce il comandante per ribadire quello che il segretario comunale ha precisato, che non è che ci siamo inventati tutto qualcosa, ma stiamo dando attuazione a disposizioni nazionali, anche a discussioni che abbiamo fatto in sede di prefettura di potenza sul tema della sicurezza. La sicurezza non è un valore affidato ad una latitudine politica, la sicurezza è un bene, come la libertà. La libertà senza sicurezza non è libertà. Ora, io non ho mai sperato in vita mia, forse quando eravamo piccoli giocavamo con la cerbottana, si chiama così, la cerbottana. Penna bic. Quella c'era, quindi, consigliere Reale ovviamente simpatico nel attribuirmi, diciamo, la veste dello sceriffo, ma i cittadini sanno che io posso fare molte cose, ma tranne che lo sceriffo, perché non dovrei maneggiare nemmeno la pistola finta ad acqua, né penso che bisogna trasformare in una sorta di città assediata o una città in cui prevale lo scontro, per l'amor di Dio. Io sono preoccupato quando il consigliere Reale, quando gli altri consiglieri comunali, per i furti che si stanno realizzando nelle nostre contrade, nei nostri quartieri. Abbiamo chiesto come Unione Comune di Lugano al Lago Negrese una riunione col prefetto, una convocazione del Comitato per l'Ordine Pubblico, perché c'è questa insistenza di furti, ultimamente a Pecorone, a Trecchia, a Tortora, insomma, c'è di mira quest'area.
Ma è ovvio che io non è che penso che bisogna, come dire, armare i cittadini, dobbiamo sparare, fare cose di questo genere. Bisogna mettere nelle condizioni il nostro corpo di polizia municipale di usare la deterrenza. La deterrenza è una cosa e l'aggressione è un'altra cosa. La deterrenza significa che chi pensa minimamente di offendere, di fare furti, di fare cose illegali, sa che il vigile è armato. Ma non è che, punto, non è che vogliamo imitare Salvini o fare i ministri della Basilicata. Assolutamente non è questo, non abbiamo cambiato i nostri valori, poi è chiaro, Giacomo deve fare il suo mestiere, lo fa con simpatia, però insomma, sia chiaro che noi vogliamo l'Auria in pace, non in guerra assolutamente, né l'Auria che soffra di momenti di criticità, di difficoltà, di disordine pubblico, speriamo che i nostri vigili non siano mai costretti a usare una pistola, una cosa, ma che possa tutto svolgersi sempre nell'ambito della massima serenità e della massima sicurezza, perché noi dobbiamo garantire serenità e la serenità si garantisce anche attraverso la sicurezza. Grazie Sindaco, io inviterei un secondo il comandante Messuri a chiarire se c'è da chiarire o no, come il suo punto di vista. Sono detto, non so se proceduralmente sì. Dovete deliberare l'intervento vostro. Cioè, posso automaticamente. Se il tecnico, c'è il tecnico, c'è il responsabile. Vabbè, grazie intanto per avermi dato la possibilità di parlare, buonasera a tutti. Questi regolamenti che mando del primo, che è quello della possibilità di poter armare la polizia locale, è venuto dal mio settore e anche l'altro, parliamo prima dell'armamento. Allora, intanto con questo regolamento, qualora insomma l'assise voglia approvarlo, lo ritenga opportuno e giusto, va a colmare un gap che il comune di Lauria aveva rispetto a quasi tutti gli altri comuni d'Italia. Sicuramente comuni di dimensioni come quello di Lauria non ce ne sono in giro per l'Italia che non hanno una polizia locale armata, ma questo il segretario mi potrà correggere, viene da lontano, già dalla riforma costituzionale del titolo quinto, insomma, quando al 117,1 articolo H si dice che lettera H si dice che le funzioni sono della polizia sono assegnate allo Stato, fatta eccezione per la polizia amministrativa e locale. Quindi si riconosce a livello costituzionale la polizia locale, che già era riconosciuta, diciamo, dalla legge 65 dell'86, e già all'epoca si prevedeva che i poliziotti, che all'epoca si chiamano guardie o vigili, ora si chiama polizia locale, quindi sono poliziotti praticamente quelli che operano sul territorio, già all'epoca si prevedeva che alcuni, quelli che avevano beneficiato della nomina di agenti DPS da parte del prefetto, potessero essere armati, non tutti ovviamente, questo poi a discrezione insomma, del comando, in base all'attitudine, al superamento di un corso di perfezionamento attivo, tante cose. Con questo regolamento si pongono le basi per poter eventualmente poi poter prevedere l'armamento di alcuni operatori di polizia locale. Dal punto di vista proprio attuale lo ritenevo e l'ho proposto necessario perché per vari ordini di ragioni. Intanto l'armamento è il completamento della divisa, chi indossa la divisa deve essere anche armato, ma non sicuramente per dover fare gli sceriffi e andare a sparare a destra e a manca, questo vale per tutte le forze di polizia di cui io ho fatto parte fino a qualche mese fa, è perché funziona, come diceva il sindaco, anche un po' a livello di deterrenza. Sicuramente bisogna fare prevenzione, la prevenzione si fa anche facendo capire al potenziale avversario che ci si è anche armati, perché in queste condizioni sinceramente io ho anche delle responsabilità come dirigente a far andare in giro persone, ecco, i furti di cui si parlava,
Spesso sono contattato dai carabinieri che pure vivono una situazione di disagio a livello di risorse umane per poter andare a destra e a manca. Io ho difficoltà a dare ordine ai miei subalterni a dire andate a Cogliandrino piuttosto che alla Melara a verificare questa situazione. Se di fronte si trovano una persona che ha intenzioni diverse da quelle pacifiche che noi dobbiamo insomma promuovere. Ecco perché insomma per varie ragioni, ma soprattutto per il fatto che Lauria, un comune grosso, non ha un corpo di polizia locale ancora nel plenum delle funzioni segretario, allora mi ero permesso di proporre questo regolamento. Effettivamente ci sono anche dei richiami agli uffici giudiziari. Quando si fa un regolamento non si fa calato in un momento storico particolare, ma si fa perché possa valere nel tempo, e quindi era anche un augurio, voglio dire, per poter magari poter richiamare uffici giudiziari nel nostro comune che prima c'erano, c'era il giudice di pace, c'erano tanti, e quindi c'erano altri uffici giudiziari, e quindi si spera che possano insomma ritornare in un comune grosso come Lauria, che merita anche questo tipo di servizio. Noi spesso siamo costretti, e ritorna la vicenda delle armi, spesso siamo costretti ad andare al Tribunale al Lago Negro per rendere testimonianze varie per i vari sinistri o per le varie attività di polizia giudiziaria, ritornano le armi, che espletiamo, e quindi ci troviamo al cospetto di altri colleghi, di altri comuni, anche del Val di Diano, perché il Lago Negro insomma ingloba anche che sono insomma hanno armamento ed equipaggiamento idoneo alla funzione che svolgono. Non so se sono stato chiaro, e quindi insomma noi non vogliamo essere da meno. Sicuramente lungi da noi l'idea di dover andare in giro a seminare insomma l'armamento che è previsto nel regolamento, è quello che è previsto per tutta Italia praticamente. Io nella proposta insomma, ho fatto anche una lunga relazione sul tipo di armamento, ma sintetizzando al massimo, la normativa prevede che le forze di polizia statale abbiano l'armamento di guerra, quindi la 9x19 Beretta, le forze di polizia locali, il consigliere Rossi mi può dare ragione, possono usare degli armamenti che sono definiti tipo guerra, e quindi usano lo stesso munizionamento di quello da guerra, ma sono praticamente di potenziale bellico inferiore. Queste sono dissertazioni tecniche che poco interessano, però insomma è importante pure dire queste cose. Niente, poi oltre all'armamento c'è anche l'equipaggiamento. Per completare un poliziotto ci vuole una pistola e un paio di manette. Questo è proprio il minimo, è un manganello. Cioè, per fare sicurezza queste piccole cose ci vogliono, e bisogna prevedere anche questi investimenti. Però alla base ci sono i regolamenti, ci sono fondi normativi secondari, ma essenziali in un ente locale. Ma dico pure un'altra cosa, è quello che ha già ben detto il segretario, e anche quel regolamento discende da una legge, che è la legge del 2017, non ricordo il numero, è ben detto in quel regolamento, ma in tutti i regolamenti d'Italia che io mi sono studiati un po' al nord, al centro, al sud d'Italia, è ben detto che i servizi erogati dalla polizia locale sono tutti gratuiti, ovviamente, sia quelli patrocinati dall'ente locale, sia quelli religiosi. Ci sono però dei servizi, tipo, faccio un esempio, la gara ciclistica della Valle del Noce, quindi il privato che organizza un evento su strade pubbliche chiede l'ausilio della polizia locale, e lì bisogna che insomma il comune si rivalga per le ore in più, non le ore normali, non l'orario normale, vero segretario, ma le ore di straordinario. Dovrebbe insomma pagarle chi richiede, il privato che richiede l'ausilio della polizia locale. Funziona così da anni già in altri comuni. Poi c'è una piccola questione tecnica che diciamo di contabile, che il ragioniere potrà dire meglio di me, perché io mi sfuggiva questa cosa e penso che la dirà. Ok, non devo dire altro, scusate. Grazie. Comandante Messuti. Allora, poiché prego capogruppo Rossi. Grazie presidente. Io senza entrare nel merito, il comandante Messuti ha spiegato in maniera puntuale
il tutto. Ovviamente chi vi parla porta una divisa, la divisa si completa con l'arma, con le manette, con il minimo necessario, perché chi ha una divisa è una persona ben individuata nell'attività che svolge, è vero che svolge attività amministrativa, e polizia commerciale, tutto il resto, ma è anche, è svolge anche attività di polizia giudiziaria, svolge il controllo del territorio. Io lo ritengo, non è che lo faccio per una questione di parte, ma ritengo che una forza di polizia, che poi la polizia locale sul territorio comunale è una forza di polizia a 360 gradi, non è che è da meno rispetto alle forze dell'ordine. Per cui noi su questi due punti siamo perfettamente d'accordo nell'approvare. Poi è ovvio che non è che prima di dotare gli agenti dell'arma ci sarà tutta una procedura ben decisa del testamento, ci saranno i corsi, dipende dal tipo di attività che verrà fatta. Però voglio dire, come principio una divisa si completa con l'arma, quindi noi siamo favorevoli all'approvazione di questo. Grazie, prego. Noi credo che su questo punto saremo favorevoli, perché usare il microfono in modo tale per le registrazioni. Dicevo che come maggioranza su questo punto siamo favorevoli, non perché il sindaco deve fare allo sceriffo, perché giustamente non c'è bisogno, insomma. A parte il fatto, caro capogruppo Reale, il sindaco si difende anche senza pistola, insomma. E molte volte la parola colpisce più di un proiettile, insomma. Detto questo, che ero scherzato. Siamo favorevoli sia per quello che ha detto il capogruppo Rossini, cioè il fatto della divisa in sé per sé, ma poi c'è anche da dire una cosa: non è che tutti i vigili saranno armati, saranno soltanto 3 vigili armati del tutto il gruppo dei vigili che sono a Lauria, cioè, quindi saranno i vigili tecnicamente più esposti, immagino che il comandante utilizzerà per fare dei controlli particolari, insomma, sul territorio, mentre gli altri vigili faranno le funzioni che hanno sempre fatto finora. Tra l'altro, se non sbaglio, ricordo male, già nel comune di Lauria erano armati i vigili molto tempo fa, quindi non è che qualcosa di nuovo in questo comune, già c'erano. Se vediamo nei comuni limitrofi, Maratea, Lago Negro, eccetera, sono tutti armati, anche perché in questo momento particolare credo che sia giusto, cioè non perché sia per forza devono adoperare una pistola, perché io credo che nessuno di noi, ma in modo particolare lo possono dire Rossino e Nicola, non è che è facile estrarre un'arma e sparare a una persona. Io credo che sia già il fatto di portare un'arma in evidenza da chi ti viene incontro, cioè ci pensa due volte. Quindi siamo favorevoli. Grazie. Ha bisogno, il sindaco non vedo perché bisogna acquistare le armi dal momento in cui come dire, Lauria ha bisogno di altro, non di acquisto di armi. Ci ho detto, ognuno ha una visione, la deterrenza per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, potrebbe essere il rafforzamento degli impianti di videosorveglianza, potrebbe essere il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine, come dicevo prima, sul territorio, ma non l'acquisto delle armi ai vigili urbani. Prego, allora, forse se avessimo sentito prima il comandante, tutti ci saremmo anche forse considerati reali, anche insiste su questa. Capisco che non si può dire quando si fanno delle affermazioni, perché fondamentalmente noi ci adeguiamo a un regolamento, a una norma, e facciamo in modo che nel nostro territorio poi può darsi, non lo so, mentre il collega la banca ci saranno 3, può essere pure che non ce ne sarà neanche uno adatto che abbia le competenze specifiche, perché se ho capito bene dovrà fare un corso, dovrà, insomma.
per fare determinate cose ci vogliono figure specialisti. Però tutto sommato noi stiamo adeguandoci, e qui convengo con il consigliere Rossini, stiamo adeguandoci a un modo di essere di un corpo che è quello della polizia locale, che dappertutto è così. Il nostro non, cioè, anche il populismo di non vogliamo armi, non dobbiamo spendere soldi per armi, che ha bisogno di altre cose. Allora, di armi, ripeto, può essere pure che non ne comprerei, però non neanche dobbiamo pretendere, non è che con la videosorveglianza abbiamo risolto i problemi di Lauria e di tutti i comuni. Perché no, io non ci sono più, come dire, metodologie per far sì che un comune o una città in genere sia sicura. Neanche possiamo pretendere che ognuno può fare quello che vuole, nel senso che un minimo di adeguamento al corpo delle persone che vadano, che poi voglio dire è una cosa che dobbiamo guardarla su aspetti specifici del corpo, non nell'accompagnamento dei ragazzi a scuola o viceversa. Ci sono degli aspetti del lavoro che svolgono i vigili urbani che insomma hanno necessità di essere anche loro sicuri, perché non si ha, anche per una sicurezza loro soprattutto, immagino che abbiano fatto, ci sia questo tipo di norme, soprattutto per una sicurezza loro, non delle nostre cittadine. Assolutamente noi vogliamo dotarci questo regolamento per chissà che cosa voler fare ai cittadini, assolutamente vogliamo che il nostro corpo sia più sicuro nello svolgere il proprio mandato, il proprio lavoro, così come è previsto, come diceva, ripeto, sia il comandante che il consigliere Rossino, così come è previsto proprio dal corpo di polizia locale. Grazie assessore Boccia. Ci sono altri interventi? Allora, però devo un attimo tornare indietro, segretario, perché il capogruppo Reale aveva chiesto il ritiro del punto. Quindi intanto chiedo la votazione per il ritiro del punto e diversamente procediamo poi all'approvazione dello stesso. Quindi si vota sulla proposta del capogruppo Reale di ritirare i due punti all'ordine del giorno per appello nominale. Stella? No. Caimo? No. Nasti? No. Carlo Magno? No. La Banca Giovanni? No. La Banca Giulio? No. Guerriero? No. Boccia? No. Di Lascio? No. Rossino? No. Reale? Sì. Chiacchio? No. Jeppo? Sì. Allora, pronunci i voti contrari, il voto favorevole, non si può, non si ritira il punto, pertanto chiedo la votazione del punto stesso della proposta, e cioè del regolamento sull'armamento del servizio di polizia locale del comune di Lauria. Pistella? Sì. Caimo? Sì. Nasti? Sì. Carlo Magno? Sì. La Banca Giovanni? Sì. La Banca Giulio? Sì. Guerriero? Sì. Boccia? Sì. Di Lascio? Sì. Rossino? Sì. Reale? No. Chiacchio? Sì. Jeppo? No. Allora, 11 voti favorevoli e 2 contrari, il punto è approvato. Vi chiedo gentilmente di votare per l'immediata esecutività. Per alzata di mano, tutti favorevoli, e quindi il punto è approvato. Ora vi chiedo l'approvazione per l'altro regolamento, cioè l'erogazione di servizi a pagamento a favore di terzi resi dalla polizia locale. Pistella? Sì. Caimo? Sì. Nasti? Sì. Carlo Magno? Sì. La Banca Giovanni? Sì. La Banca Giulio? Sì. Guerriero? Sì. Boccia? Sì. Di Lascio? Sì. Rossino? Sì. Reale? No. Chiacchio? Sì. Jeppo? No.
con 12 voti favorevoli e 2 contrari, il punto è approvato e vi chiedo il voto per l'immediata eseguibilità all'unanimità. È approvato anche quest'altro punto. Siamo arrivati in conclusione dei lavori, pertanto vi ringrazio della presenza e della partecipazione e ci aggiorniamo al prossimo consiglio. Grazie.